Attenzione ragazzi, questo video può contenere spoiler, quindi andate a vedere un altro video se non avete visto Across the Spider-Verse il film. Detto questo, io vi lascio il video se invece l'avete visto, oppure non me ne frega niente degli spoiler. E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Allora, oggi parleremo subito, avrò sparato con quello di cosa dobbiamo parlare. Parleremo di Across the Spider-Verse, film fantasmagorico. Il problema è che si è diviso in due parti, cioè io ho bisogno immediatamente della parte 2, ma soprattutto per il fatto che nella parte 1 non c'è un momento che va male. Soprattutto le mie teorie si sono un po' smontate per quanto riguarda The Spot e tante altre cose, perché il villain non è che ha avuto tanto, diciamo, non è che è stato tanto goffo come pensavamo. Alla fine è stato bello, bello, bello forte, bello importante per quanto riguarda Miles Morales. Tra l'altro mi è piaciuta la scena finale dove io sono Prowler, ma poi ci sono state tante teorie, tante cose nascoste che non abbiamo potuto notare, cioè che abbiamo notato ma non abbiamo potuto approfondire. E io questo video non sarà dedicato a queste teorie, ma bensì sarà dedicato alla recensione della prima parte del film. Allora, il film, se non avete visto il film, mi ero dimenticato di dirvelo, attenzione agli spoiler. Anzi, ve lo metto anche all'inizio del video. E niente, vi volevo dire che allora, ci sono state molte teorie, ovviamente, però adesso partiamo subito con con come si chiama? Ah, sì, con la recensione, perché perché veramente ci sono tantissime cose da dire per quanto riguarda le teorie. Ora, allora, la recensione, il film si apre con sì, in realtà si apre con Gwen, che parla della sua vita e tutto quanto. Poi, subito dopo la storia di Gwen, c'è quella di Miles Morales. Nella storia di Miles Morales ci sono tutti i problemi che ha vissuto, tutti i problemi che sta vivendo per quanto riguarda la morte dello zio Aaron, per quanto riguarda Miles, per quanto riguarda Spider-Man, per quanto riguardano un sacco di cose. Allora, ci sono dei problemi tra lui e la sua famiglia. Allora, ad un tratto lui però cerca di seguire Gwen in un covo di tutti i Spider-Man e le Spider-Persone, soltanto che poi dopo capisce che è un problema perché non gli vogliono far salvare la famiglia, perché hanno scoperto che in un evento futuro che il padre di Miles morirà. E il problema è un altro proprio. Il problema è che non lo può fare perché poi dopo cambierebbe le linee dello spazio-tempo e tutto il resto. Allora però lui alla fine riesce a tornare a casa, ma non è casa sua perché va in Terra 42. Come spiega nel primo film, Terra 42 non è la terra di lui, ma è la terra dello Spider-Man. È la terra dello Spider-Man, che è l'unica terra senza Spider-Man, perché la Terra 42 è il ragno che ha punto Miles. E il film si conclude che il Miles di quell'universo è Prowler. Netto, nient'altro. Detto questo, è finito il film, la prima parte. Film stupendo, bellissimo. Detto questo, io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like. Detto questo, veramente vi saluto. E ci vediamo nei prossimi video. Bella!